Un Giusti perplesso e pensante guarda la piazza di Monsumano Terme. Lo fa ormai da anni. Oggi però ha un motivo in più. La sua piazza quest'oggi ha preso vita. C'è Piazza Anfiore. Tante piante, tanti fiori, belli come questa giornata. E tanta, tanta bella gente. Con la voglia di stare assieme e godere di tutto quello che Monsumano ha da offrire. Bancarelle, lotterie. Ma per saperne di più chiediamo a Alessandro Marracini, presidente del comitato Vivi Monsumano. Buonasera, siamo qui nella piazza di Monsumano Terme dove dopo tanto maltempo la stagione ci ha assistito per questa magnifica manifestazione di Piazza Anfiore, dove già da stamattina abbiamo notato un grosso afflusso di persone che ci hanno premiato dei grandi sforzi che sia il comitato Vivi Monsumano sia l'amministrazione comunale hanno sostenuto per fare questa manifestazione. Per quanto riguarda altre manifestazioni in programma, oltre che a una nutrita programma a Villa Martini, nello scenario unico di Villa Martini, che è il teatro all'aperto di Monsumano Terme, che presto programmeremo assieme all'amministrazione, siamo qui con il gazebo del comitato appunto per promuovere la manifestazione clou di Monsumano Terme, che è la notte bianca. La notte bianca quest'anno si terrà il sabato 6 luglio, perché ormai abitualmente si tiene il primo sabato del mese di luglio, e anche quest'anno ci saranno, oltre che tutti i negozi aperti e molti banchi che arrivano un po' da tutta Italia, ci saranno grandi personaggi dello spettacolo che allieteranno la serata. La manifestazione della Notte Bianca, che ha inizio alle 19 del 6 luglio e terminerà alle prime luci del mattino. Quindi vi aspettiamo tutti, numerosi come ogni anno, a questa splendida serata. Per le strade è possibile incontrare personaggi famosi come Paolo Grossi, musicista e cantante conosciuto con il nome d'arte Paolo e il suo sax. L'arte in prima battuta, ed ecco cosa anche si può fare con i fiori. Ce lo dimostra Mario Di Loiuti, titolare dell'Angolo Fiorito. Occasione allora di Piazza in Fiore a Monsumano Terme, in questa giornata bellissima, colma di una piazza che per i monsumanesi e non solo per i monsumanesi fa piacere vedere così. L'Angolo Fiorito, ovvero il sottoscritto, ha fatto l'omaggio alla primavera. Oddio, è facile fare omaggio alla primavera con una figura come questa, però abbiamo aggiunto alla bellezza di Martina la bellezza dei fiori e un po' di manualità con le foglie e con quello che magari un fiorista riesce a realizzare in 7-8 minuti, come abbiamo appena veduto. Sono felice che Monsumano, il Comitato Vivi Monsumano, mi abbia dato questa possibilità di esibirmi su questa pedana con una bella figura di ragazza in una festa bella come questa di Monsumano Terme, Piazza in Fiore. Martina non è la prima volta che si presta a queste occasioni. Martina ha avuto tante soddisfazioni, oltre che essere una bella modella, ha avuto esperienze televisive insomma su canali piuttosto noti, in trasmissioni molto importanti, e questo mi ha gratificato anche il lavoro mio di oggi. Però Martina, raccontaci una cosa: ogni volta che ti presti a qualcosa del genere, come ti senti? Domanda. Come ti senti? Sentiamo un po'. Ogni volta mi sento emozionata. Vedi? Ogni volta, come fosse sempre la prima volta. Sì. Allora Martina, ci diamo appuntamento a un'altra occasione, perché no magari a Tele Montecatini. Non è mica male. Se ci invitano noi ci verremo volentieri. Allora, Porti Martina, sì, vabbè, potrei portare anche mio fratello, non so, non vi interessa. Meglio Martina, d'accordo. Vai, ciao. Grazie ancora. Ma ti è caduto un pezzo.
Tornando in piazza, la nostra curiosità è attratta da un artista di tempi andati, lo Scalpellino, che con arte e maestria sta incidendo questa tavola. Mi chiamo Roberto Politano, sono di Alto Pascio e seguo un po' le tradizioni dei vecchi mestieri di una volta e come vedete faccio cose che, insomma, che creo, che mi vengano in mente. Qui con la fantasia, come potete vedere, si possono fare, la passione soprattutto, si possono anche fare delle belle cose, ecco. Tecniche, qui non c'è solo scalpello, tutta roba fatta a mano, mazzolo e scalpello, proprio come usavano i nostri nonni di una volta, i vecchi scalpellini. Ecco, io ci tengo a fare sempre una cosa fatta come una volta, legata alle vecchie tradizioni, ai vecchi mestieri. Altri artigiani albergano la piazza quest'oggi, lattonai, falegnami, dei veri e propri artisti, produttori di oggetti unici, ma ci sono anche veri e propri artisti di arti veramente particolari. Conosciamone uno. Siamo sempre qui a Monsumano Terme e con un personaggio particolare che fa un mestiere particolare. A te la parola, dici chi sei e cosa fai. Sì, io mi chiamo Boncellini Fabio e faccio il falconiere da qualche anno e oggi sono qui appunto per fare una dimostrazione di falconeria per far divertire un po' le persone e anche i bambini. Abbiamo visto che hai dei bei compagni di avventura, ci puoi descrivere un po' i volatili che hai qui? Sì, allora... Tieni pure il microfono. Sì, sì, allora oggi qui ho due poiane di Harris, un gufo reale e tre falconi, come potete vedere. È difficile? Beh, è un'arte, come tutte le arti sono difficili e comunque vanno praticate tutti i giorni per poter, diciamo, essere sempre esercitati, sempre, bisogna sempre migliorarsi, ecco. Vediamo adesso qualche rapida sequenza di questa spettacolare arte che ha coinvolto tutto il pubblico presente nella piazza. Guardate questo splendido volo. Ma Monsumano ha pensato anche ad altro. Per la gioia di tutti, una street band tutta al femminile. Monsumano Terme, siamo con Luisa Maruganti, presidente dell'associazione che gestisce anche il gruppo tutto al femminile di street band che ora ci introdurrà. Sì, buonasera a tutti. Questo è un gruppo che nasce da pochi mesi. Girlesque Street Band è uno spettacolo assolutamente innovativo e accattivante perché è la prima e unica marching band italiana tutta al femminile. L'associazione Bidiesis, di cui sono il presidente, sta curando lo spettacolo, la direzione artistica e la produzione. È un gruppo che nasce con tanto entusiasmo, sicuramente tanta creatività, tanta voglia di andare avanti, perché le ragazze che suonano all'interno di questo gruppo sono sparse per tutta la Toscana, copriamo tutte le province da Firenze, Lucca, Pistoia, Arezzo, addirittura abbiamo delle ragazze che arrivano dalla Spezia e è molto complicato gestire una situazione del genere perché chiaramente la logistica purtroppo ci crea notevoli problemi, però le ragazze sono veramente entusiaste, hanno voglia di continuare a lavorare perché l'energia che trasmettono sicuramente travolge il pubblico. E sicuramente anche oggi a Monsumano la situazione è stata assolutamente divertente e piena di brio, per cui mi preme ringraziare il comune di Monsumano Terme che ci ha dato l'opportunità di animare questa bellissima piazza in fiore. Per cui grazie a Verdazzurro, grazie a voi e vi aspettiamo prossimamente in qualche altra piazza, sicuramente su Facebook, Girlesque Street Band, grazie. Stai tranquillo, caro Giusti, forse sei perplesso perché non hai visto i pittori? Ci sono, proprio davanti a quella che una volta fu casa tua. Qui l'arte oggi la fa da padrona, ma tu sei sempre lì, perplesso, e sempre con le spalle alla chiesa. Chissà cosa ti cruccia.
Noi però vogliamo congedarci dal pubblico, così, con le Gerlesque, ricordando che Monsumano vi aspetta a luglio per la Notte Bianca. Da Monsumano Terme per Verde Azzurro TV, c'è chi Vittor Hugo.